C'era una volta, in un paese lontano lontano, una bellissima bambina di nome Karen, che viveva felice con sua madre in una piccola casa. Era una bambina molto allegra e curiosa, che amava conoscere tutto quello che la circondava. Mamma, cosa sono quelle piccole luci lassù? Sono le stelle, Karen. Penso che quando smettiamo di vivere sulla Terra diventiamo stelle e brilliamo nel cielo per sempre. Karen possedeva un solo giocattolo, un vestito e un paio di zoccoli di legno fatti da sua madre, che indossava in casa e fuori. Portava sempre solo quelli. Erano le sue uniche scarpe. Un giorno, la madre di Karen si ammalò gravemente. Quindi la piccola fu costretta ad andare sola in città per comprare delle medicine. Fu così che lungo il cammino trovò per strada una scatola e vide che dentro c'erano un paio di scarpette rosse. Erano così belle che non poté fare a meno di prenderle e portarsele a casa. Guarda, mamma! Guarda cosa ho trovato per strada! Non sono bellissime! Sembrano fatte apposta per me! Ma Karen, quelle scarpette appartengono a qualcun altro. Riportale subito dove le hai prese. Ma le hanno lasciate per strada in una scatola! Forse non le vogliono più! O le avevano solo appoggiate e le stanno cercando? No! Le hanno lasciate lì! Io le ho trovate! E adesso sono mie! Tesoro, ascolta, piccola mia. Io adesso non sono in grado di comprarti delle scarpe. E non voglio che per questo tu porti via le scarpe a qualcun altro. Ti prego, non ti ostinare. Promettimi che non indosserai quelle scarpe rosse. Karen, con grande dispiacere, promise alla madre che non le avrebbe indossate, ma le nascose sotto il letto. Passarono i mesi, finché un giorno Karen, tornando a casa, si accorse che sua madre non c'era più. La cercò dappertutto, ma non la trovò. Capì che sua madre era diventata una stella luminosa nel cielo. Il giorno seguente, Karen, per il funerale della madre, decise di indossare le scarpette rosse. Tutte le persone che parteciparono alla funzione non riuscivano a distogliere lo sguardo da quelle scarpe. No, no! Che mancanza di rispetto! Scarpe rosse a un funerale? Oh! Ma Karen non ci fece caso, perché lei amava quelle scarpe. In quel momento passava dal cimitero una persona anziana di buon cuore. La donna si avvicinò e le dissero che una bambina era rimasta orfana. Così decise di adottarla. Vieni con me, piccola. Farò di tutto perché tu possa crescere felice, sana e in armonia. Sarai una bellissima ragazza. Così Karen andò a vivere dall'anziana signora e restò con lei per molti anni. Karen, dal giorno del funerale di tua madre non ti sei più tolta quelle scarpe. Adesso è ora di toglierle. Dovresti cambiarle. No, io adoro le mie scarpette rosse. Oh no, Karen, non essere così ostinata. Ti comprerò un paio di scarpe ancora più belle. Ti prometto che lo farò. Karen, per non offendere l'anziana signora che era sempre così gentile con lei, si lasciò convincere e buttò via le sue scarpette rosse. Dopo qualche giorno, Karen stava giocando in casa con i suoi nuovi giocattoli quando vide arrivare la signora con un paio di scarpe nuove per lei. Ma a Karen non piacquero per niente. No, sono blu! Questo colore non mi piace! Io non le metto! E fu così che Karen per anni non smise di pensare ostinatamente alle sue scarpe rosse. Crebbe e diventò una bellissima fanciulla, ma la sua cocciutaggine non era cambiata. Ancora una volta, di fronte a un regalo della donna, «Io questo non lo indosso di certo, ma l'ho fatto con le mie mani per te! Questo cibo non mi piace! Voglio delle patatine fritte! Assaggiane almeno un po', tesoro mio!» L'anziana signora era stanca dell'atteggiamento ostinato e sempre contrariato di Karen, ma cercava di essere paziente e la accontentava in tutto. Un giorno, mentre la giovane si stava togliendo le scarpe blu, «Guarda! Questi e molti vestiti che ho non mi vanno più! Sono cresciuta ormai!» «Bene, hai ragione! Allora usciamo insieme e andiamo a comprare vestiti e scarpe!»
Quindi Karen e la donna uscirono per andare al negozio. Oh, guarda! Sono proprio come le mie vecchie scarpette rosse! Le voglio, prendiamole! Karen, non hai bisogno di un paio di scarpe rosso brillante! Quelle scarpe sono particolari! Non vanno bene per tutte le occasioni, come per esempio, non so, un funerale! Io posso comprartene solo un paio da portare sempre! Prendiamo quelle nere e andiamo a casa, sono molto stanca! No, io voglio anche quelle rosse, altrimenti d'ora in poi camminerò scalza per sempre! Oh, piccola mia, quanto vorrei che tu non fossi così ostinata! Quindi la signora si trovò costretta a comprare non solo le scarpe nere, ma anche quelle rosse con gli ultimi soldi che le erano rimasti. Mentre camminavano per tornare a casa, l'anziana signora non riusciva a tenere il passo di Karen, la quale procedeva spedita e baldanzosa, senza rendersene conto e pensando solo alle sue scarpe nuove. Un giorno, la signora disse a Karen che sarebbero dovute andare insieme a un funerale in città. «Mi raccomando, Karen, non mettere le scarpe rosse! Non è rispettoso andare a un funerale con qualcosa di allegro!» Karen fissò con attenzione le scarpe nere e poi quelle rosse. Alla fine decise di mettere quelle rosse e prima di uscire di casa le coprì con la gonna in modo che l'anziana signora non se ne accorgesse. Ma poi, durante il funerale, tutti notarono le scarpe di Karen che brillavano scintillanti come non mai. In molti commentavano contrariati la scelta di Karen di indossare un paio di scarpe secondo loro non adatte a quella circostanza. Quando quelle voci arrivarono all'anziana signora, lei si arrabbiò molto. «Non mi hai dato ascolto e ti sei messa le scarpe rosse! Sei davvero cocciuta, Karen! Questo non va bene per niente! Dovresti essere più rispettosa!» In quel momento, un bel giovane vide Karen e rimase colpito dalla sua bellezza. Voleva parlarle, quindi le si avvicinò e anche lui notò le scarpe. «Quanto sei bella! E quanto sono eleganti le tue scarpe!» «Oh, signore! Mi fate arrossire!» «Devi essere una bravissima ballerina! Ti invito a una serata danzante, questa sera a palazzo! Ti prego, non mancare!» Felice dell'invito appena ricevuto, Karen cominciò a ballare con gioia. Ma dopo un po' si rese conto che non riusciva a fermarsi. «Oh! Oh! Perché non posso smettere di muovere i piedi? E cosa mi succede? Oh! 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 Oh!» Mentre continuava a danzare, si allontanava sempre di più dall'anziana signora e dal giovane. «Karen! Torna indietro!» Il giovane per un po' cercò di inseguirla, ma poi perse completamente le sue tracce. Le scarpe rosse di Karen dimostrarono di essere ancora più ostinate di lei. La portarono fino in cima alla montagna e la costrinsero a ballare giorno e notte per 3 giorni. I piedi le facevano tanto male che non poteva fare a meno di piangere e urlare a ogni passo. Anche nel fango o tra rovi spinosi le scarpe non smettevano di ballare. «Basta! Sono stanca! Adesso so cos'è l'ostinazione! D'ora in poi non sarò più tanto cocciuta! Lo prometto! Ma per favore, fermatevi! Fermatevi, scarpe!» Quando Karen ebbe pronunciato quelle parole, le scarpe rosse le saltarono via dai piedi e lei cadde a terra. Ma le scarpette continuarono a danzare anche senza di lei. Karen trovò un bastone e riuscì piano piano, zoppicando, ad andare verso casa, tutta dolorante. Quando vide la sua casa, cominciò a piangere dalla gioia. L'anziana signora le aprì la porta, la salutò e si abbracciarono. «Sono stata troppo ostinata! Prometto che non lo sarò mai più!» Così Karen rinunciò definitivamente alla sua cocciutaggine e le cose andarono molto meglio. Un giorno, qualcuno bussò alla porta. Era il giovane gentile e affascinante. «Ti ho cercato dappertutto, ma ballavi troppo velocemente. Ti avevo perso.
Come hai fatto? Karen fu molto felice di rivedere quel ragazzo e in quel momento tra loro nacque un grande amore. Lasciandosi alle spalle la testardaggine, Karen visse felice e contenta insieme al giovane.